La posizione del Comune sul progetto della realizzazione della Scuola Nazionale dei Vigili del Fuoco all'Aquila è chiara. Si farà e le famiglie, ben 160, dovranno cambiare alloggio e spostarsi dal progetto Case di Sassa al nucleo industriale, dove vivono da 12 anni. È un'occasione troppo importante per il capoluogo che non verrà persa, ma il Comune proverà ad andare incontro alle esigenze di tutti. Lo ha ribadito l'assessore al patrimonio Vito Colonna dopo l'incontro con i residenti promosso dal consigliere Lelio De Santis. Colonna riferisce che saranno incontrate le famiglie resistenti al trasloco una ad una per capire problemi e esigenze. Alcune hanno già accettato il trasferimento che dovrà avvenire entro il 31 dicembre. Secondo Colonna, però, le perplessità più grandi della gente sono relative all'ubicazione e non ai trasferimenti. Nella zona est, a Bazzano e Paganica, ci sono molti alloggi a disposizione. Inoltre, con la realizzazione della scuola andranno recuperate anche le palazzine inagibili, che sarebbero costate troppo al Comune, sia per il ripristino che l'abbattimento. La posizione del Comune continua però a non convincere il Comitato ERP Edilizia Residenziale Pubblica, guidato da Antonio Perrotti, che sostiene che non esistono varianti al PRG o accorti adeguati al progetto. Ieri abbiamo avuto un incontro con i rappresentanti delle famiglie che sono ubicate nel progetto Case di Sassa, accompagnato dal consigliere Lelio De Santis, e devo dire che è stato un incontro molto cordiale, ognuno di noi ha espresso le proprie posizioni. Io ribadisco che il discorso che loro stanno cercando di prendere in questo momento, questi rappresentanti inquilini, è più sull'ubicazione della scuola in quell'area e non sul discorso delle famiglie, perché le famiglie comunque verranno accontentate, sempre nei limiti del possibile, tutte le famiglie verranno accontentate. Cercheremo di trovare qualsiasi soluzione inimmaginabile per aiutare chi si dovrebbe trasferire, non sfrattare, ma trasferire le famiglie in altre località vicine a Sassa. Noi in un primo momento dobbiamo cedere l'area al provveditorato delle opere pubbliche, che in concerto con i Vigili del Fuoco faranno un progetto per fare questa scuola di formazione, che è una caserma vera e propria, anche se è una scuola di formazione.